Una serata per celebrare l'arte e il talento del maestro orafo crotonese Michele Affidato. Una serata all'insegna della solidità e dell'arte. Io voglio ringraziare il presidente del Chivanis, città degli Enotri di Cosenza, Delli Fabiano, per avermi voluto in questa bellissima serata. E nell'occasione, ecco, mi ha fatto molto piacere potermi raccontare quella che è stata la mia arte, ma nello stesso tempo poter, ecco, anche far sfilare alcune mie creazioni dalla collezione Evoluzione del Gelo dell'antica Magna Grecia ai nostri giorni, dove in un'interpretazione personale ho raccontato la storia del Gelo, di come si è evoluto dalla Magna Grecia ai nostri giorni. Una serata veramente molto bella, partecipata da tante istituzioni. Beh, un connubio straordinario per un uomo straordinario, per un artista straordinario come il maestro Affidato, che certamente di questo riconoscimento attraverso un'iniziativa di grande solidarietà porta avanti quel prestigio italiano, ma ancor di più da calabrese, dico con l'orgoglio di Calabria, di chi ha saputo sfondare il tetto di cristallo rispetto a quell'arte di cui parlavo poc'anzi e che certamente vede il vero artista mettere mano, mente e cuore, un calabrese di cui l'Italia può andare ovviamente in modo orgoglioso avanti, ma nello stesso tempo con i riconoscimenti che vanno dal Vaticano piuttosto che alle grandi, insomma, kermesse di Sanremo, ma soprattutto al riconoscimento di quei calabresi che riconoscono in lui la semplicità, l'umiltà dei grandi uomini. Questa sera siamo qua per festeggiare il secondo compleanno del Chivanis, città degli Enotri. Questo club è nato 2 anni fa. E già lo scorso anno ho invitato Michele Affidato per una sfilata di gioielli che è molto piaciuta ai nostri soci e ai miei ospiti, e quest'anno abbiamo voluto dedicargli uno spazio maggiore proprio per festeggiare questa nostra ricorrenza alla quale teniamo moltissimo.